poesia dalla quale, diciamo, l'evento dal quale poi è scaturito tutta la raccolta, è quello che mi ha, questo piccolo inutile fatto della coscienza di noi stessi, come possiamo averla o meno, che appunto mi è stata suggerita da Mohammed Fadl Ullah, che aveva 62 anni nel momento in cui l'ho incontrato, che arrivava da Fez in Marocco e che assisteva all'imprigionamento del centro di permanenza temporanea di Via Corelli a Milano del terzo nipote, per cui per 3 volte aveva vissuto la stessa cosa. Ed eravamo fuori dal centro, era appena finito di piovere, c'erano queste piccole farfalle, e lui mi dirà questa cosa: viviamo troppo brevi per durare in qualche cosa. E parlando indicava le farfalle. Spengono presto, diceva a bassa voce, dopo solo qualche giorno. A ben vedere abbiamo lo stesso fato, ma con meno leggerezza. Se io lascerei anche uno spazio eventualmente per le vostre domande, se ce ne fossero, ma terminerei questa lettura con questo specifico testo, che non è stato messo per ultimo per una ragione netta, precisa, è stato mischiato insieme agli altri, perché in realtà a noi questo non interessa, il fatto che ci sia la possibilità di una salvezza non ci interessa realmente. Cornelio, 24 anni, Târgu Mureș, Romania. Il primo impegno al tempo nuovo mi indicava. Il foglio tra le mani, su cui rideva in girotondi. La busta paga, dalla prova che il pane che si mangia è guadagnato, mi diceva. Nessun sospetto ora che si vive alle spalle di qualcuno. Cosa dire? Io volevo dire una cosa che riguarda la mia esperienza di lettura di questa. In questi giorni io ho letto un libro più volte, ero in giro per lavoro, praticamente ho vissuto sul treno gli ultimi 2 o 3 giorni, come sa che mi ha fatto avere il libro con delle difficoltà. Ormai ho compiuto 50 anni, vivo di poesia da 40 rotti. Raramente, come dire, sono stato colpito da un libro in modo tale da che immediatamente, come posso dire, l'esperienza di lettura finisce, come dire, finisce così dentro da farti vedere le cose in un modo diverso. In questi giorni io ho girato, soprattutto sono andato a Ventimiglia una volta, una seconda volta, quindi ho vissuto il percorso del treno, e siamo stati fermati 2 volte su 4 dalla Polfer perché ci sono i clandestini che non pagano i biglietti in realtà. E allora non la farei lunga, quindi non voglio per raccontare, insomma, dire, deviarvi con i miei racconti, però nel molto piccolo di un'esperienza di 2 giorni con 4 viaggi di qualche centinaia di chilometri, hai visto da un lato come alcuni poliziotti trattano alcuni di questi, come questi talvolta sono veramente, come dire, persone che tendono volontariamente a non creare una relazione, come la bigliettaia disponibile tratta in una maniera, come un'altra invece di una violenza incredibile. Cioè, vuol dire, noi viviamo quotidianamente, come dire, dentro un mondo fatto di queste esistenze, no? E non c'è, facciamo finta che non ci sia, non ce ne accorgiamo. Cioè, questo libro, come dire, come fa la poesia importante, insomma, no? ti restituisce a un'attenzione alle cose che normalmente vengono ricondotte a un'invisibilità negativa, cioè un'assenza di lettura da parte nostra. Invece il libro di Fabiano è riuscito anche, ripeto, uno scafato in qualche maniera, come dire, anche annoiato lettore di poesia in generale, non legge tanti libri, a incidere in modo significativo. Ora è molto fresca la mia lettura, ma io ritengo che questo libro me lo porterò avanti nel tempo come un'esperienza forte di come
il nostro compito di intellettuali, di scrittori, eccetera, effettivamente talvolta, come posso dire, ha veramente senso, no? Al di là del senso che può avere per noi come avventura di autoriflessione sulla propria vita, ma anche proprio un senso di compartecipazione, di relazione, di apertura al dialogo, di relazione, no? L'abbiamo visto dalla sua lettura, a mio parere, così emozionante, cioè non emozionante per noi che l'ascoltiamo, insomma, come la poesia può fare questo miracolo, molto di più, voglio dire, della saggistica, poi evidentemente ci sono sempre dei casi di grandi scrittori che riescono anche a rendere di nuovo materia viva ciò che è vita nella sua piena tragicità, ma sono molto rari. La poesia ha questa capacità di essenzializzare un po' il messaggio e fartelo buttare addosso, cioè e fartelo proprio sentire addosso tutto quanto, insomma, no? E quando è poesia in questa roba, grazie. Immagino che in teoria, voglio dire, non c'è luogo, secondo me, durante la presentazione di libri, dove l'apertura al dialogo sia più, come dire, ampia che qui, cioè qui in teoria potevo farci notte, secondo me. Ora non so se qualcuno di voi ha una domanda specifica, posso farne una io, ecco, che però è molto tecnica, mi scuserete, sono un po', cioè mio, sposto brevissimamente il tema da... La scrittura, cioè io l'ho colto davvero, dico, quella poesia lì come forse la più intensa, proprio poetico, questa immagine delle farfalle, eccetera, non sapevo che poi fosse alla base dell'opera di scrittura, no? Però effettivamente, cioè, come voglio dire, tu hai lavorato, diciamo che sono un profilo tecnico, hai lavorato insieme a queste persone che sono di tantissime etnie, no? Quindi con linguaggi, vuol dire, vengono da linguaggi francofoni, slavi, rumeni, piuttosto che africani e quant'altro. No? Tu hai dovuto in qualche maniera fare uno sforzo per l'intraduzione, no? In qualche modo. E come, non tanto sul piano tecnico, ma proprio sul piano, cioè come ti sei mosso in questo senso? È una cosa molto difficile, immagino, molto particolare, trovarti con tanti idiomi da restituire in un'unità, ma non tradendo l'esperienza e l'umanità che viene raccontata da questi che parlano. Allora, nella primissima versione, quella che poi non è neanche arrivata in stampa, era chiaramente il processo di lavorazione, di scrittura delle poesie, dei testi, all'interno dei singoli testi comparivano parole in lingua, non in quello che è lo spelling esatto, esattamente come dovrebbe essere la parola in lingua originale, ma ritradotta sonoramente tramite l'italiano, perché devi dare il senso della parola originale, ma chiaramente sto piangola perché io non so quella lingua, a parte vari casi, nel senso l'arabo poi l'ho imparato dopo, il rumeno no. Per cui all'inizio sì, comparivano innanzitutto nomi di luogo, comparivano moltissime parole in lingua originale. E poi mi sono reso conto che in realtà, anche perché moltissime persone che io ho incontrato provenivano all'epoca da quello che erano le code del conflitto nella ex Jugoslavia, che erano chiaramente scappati verso di noi in fuga, e che comunque all'interno di questo corpo libro presentano anche una, se vogliamo, una presenza molto, molto forte. Ma quello che mi interessava, e questo me ne sono reso conto dopo, rivedendo in parte i testi, rileggendo, cercando di cambiare, è che non volevo dare una connotazione così specifica né a un luogo né a una persona. Volevo che l'idea, volevo che ci fosse realmente un canto corale. Quindi sì, è la storia di una singola persona, una tragedia avvenuta a una singola persona, ma come a lui sono a centinaia. E quindi togliendo questi riferimenti geografici o linguistici ho potuto aprire molto di più lo spettro di intervento, di visione, di attenzione. Per cui ho poi, ancora in fase di scrittura, depurato, epurato, cancellando tutto quello che è il riferimento geografico, appunto, nominale. Che ho mantenuto anche dopo.
fisicamente dopo, per esempio l'editore francese che adesso sta cercando di farlo tradurre, lo vuole tradurre, mi dice però l'indice dei nomi non lo metteremo in fondo, perché sì, in fondo rappresenta fondamentalmente un libro a sé, ma è meglio che ci sia sopra ogni testo, per cui poi ci sono gli aggiustamenti continui che si possono fare per ricontestualizzare, per ridare la forma geografica, per ridare, però all'epoca è stato proprio un lavoro cosciente di ripulitura per dare l'ampiezza maggiore possibile, la possibilità di parlare di una catastrofe che accade quasi ovunque, ma senza focalizzare su una specifica vicenda. Non so se devo risposto. Guarda che ci sono dei nomi che sono peggio delle... quei pochi uomini che... Ci sono anche interventi, qualcuno vuole qualche domanda? Allora, grazie ancora per essere stati qui. E il libro si può trovare al Falso Demetrio? Qua. Ah, qua, benissimo. Grazie. Quindi per chi vuole è disponibile il libro. Speriamo ci siano altri incontri, magari per altri progetti, di riaverti qui presto.